come sì, perché insegnare il bianco con la no, Pier, io quando compri il sindacato se vado via prima non mi sento più da lavorare, bisogniamo via mail, grazie a te, appena riesco lo dai. Sì, sì, quindi buonasera a tutti, possiamo cominciare? Sì, sì, sì. Allora ringrazio tutti quanti di essere qui presenti a nome di Palazzo Bonaretti Editore in questa splendida cornice del caffè letterario in cui da qualche tempo stiamo cercando di portare avanti così un discorso culturale incentrato sulla cultura. Siamo molto legati alle nostre radici territoriali e quindi a promuovere gli autori così, per così dire di casa nostra. Qui a fianco a me c'è uno giovanissimo, classe 77, credo trasferito a Roma da un po' di tempo, però è reggianissimo, ha bruciato tutte le tappe in quanto con i suoi precedenti romanzi, che sono quattro, questo è il quinto se non mi sbaglio, partendo dall'ultimo Cuba Libre, e ha bruciato le tappe del successo e anche lui, diciamo, con le presentazioni all'interno delle discoteche, dei club, è riuscito a entrare in quella cerchia di quei famosi reggiani che possono essere, non so, facendo qualche nome, Ligabue o Tondelli, tra le personalità meno soldi, però sì. Tra le personalità di, insomma, di successo della nostra terra reggiana. Il nuovo romanzo si chiama appunto Vivere da morire. I suoi romanzi si contraddistinguono un po' perché trattano dei giovani, i giovani sotto i 30 anni, parlano di quelli che sono molto provocatori, parlano di quelli che sono i loro vizi, le loro abitudini, quindi le discoteche, la droga, l'alcol, le stragi del sabato sera, il sesso, insomma, vengono un po' evidenziati tutti quegli aspetti negativi che contraddistinguono i ragazzi della nuova generazione, la Speed Generation, come tu hai definito in alcune tue interviste in precedenti occasioni. Comunque io non vi disturbo, vi ho rubato giusto due secondi, quindi introduco il relatore ufficiale della serata, che è Carlo Baia Guarienti, e Pier Francesco Grasselli, l'autore, con Vivere da morire. Bene, grazie Andrea. Io sgombro subito il campo da quello che non facciamo, quello che non faccio perché non so fare. Siccome non sono né critico letterario, né storico della letteratura, neanche giornalista, però lo conosco molto bene, quindi posso, diciamo, raccontare un po' di dietro le quinte, cercare di analizzare un pochino quello che sta dietro il personaggio ai libri, nel senso che lo conosco molto bene da molti anni e ho letto, credo, ogni singola pagina che ha scritto, pubblicata e non pubblicata, quindi credo di poter vedere abbastanza bene che cosa sta succedendo e che cosa è successo finora, nel senso che questo qua è il quinto libro, come diceva giustamente, il quinto libro pubblicato con Murcia, quindi ormai la carriera dello scrittore è già ben avviata e credo che sia anche abbastanza conosciuto da non aver bisogno di, diciamo, di introduzioni su quello che lui ha scritto finora. Però questo è un libro particolare, è un libro molto importante nel suo percorso, sia come scrittore sia secondo me anche come persona, nel senso che lui è un lettore onnivoro ed è anche una persona onnivora. Credo che una caratteristica molto evidente del suo modo di muoversi sia la curiosità verso letterature diverse, verso luoghi diversi, con la curiosità un po' dell'antropologo, cioè esplorare, vedere, e tutto in questa ansia di esperienza costruisce qualche cosa, nel senso che può essere il locale notturno, può essere la spiaggia, può essere la baita di montagna, può essere la persona, può essere l'anziano che ha da raccontare qualcosa, può essere il giovanissimo che non ha niente da raccontare ancora ma che si sta costruendo un'esperienza, e tutto questo secondo me convive in un romanzo come questo perché è stato metabolizzato. E infatti i romanzi finora avevano come costante questa carica narrativa del giovanile, appunto, questa irruenza, questo agire, 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 e magari meno una
possiamo dire, meno un giudizio su quello che accadeva. Veniva raccontato tanto, si vedeva molto di quello che succede, di quello che purtroppo succede, di quello che più o meno conosciamo tutti, anche se magari alcuni dall'esterno, alcuni più entrando nei meccanismi. In questo caso, con questo romanzo che chiude una trilogia, finalmente arriviamo a chiudere qualcosa non soltanto a livello narrativo ma anche a livello di senso, nel senso che Pier Francesco fino adesso ha raccontato, con questo romanzo tira le somme, giudica, e fino adesso quello che era stato soltanto mostrato viene messo a sistema con gli eventi, con le esperienze, e quindi finalmente si sa che cosa lui veramente pensa di quello che succede nei suoi romanzi. Ovvero, questi personaggi vivono delle vite estreme, delle vite che a volte noi possiamo immaginare da quello che sentiamo nei telegiornali, da quello che leggiamo, quello che si intravede un pochino nella vita della nostra generazione fondamentalmente. Sono dei personaggi non qualunque, sono persone che vivono in altissima borghesia, quindi grande disponibilità di soldi, luoghi scintillanti, vite non comuni. Però, in questo caso, l'autore, oltre a descrivere quello che succede, arriva a tirare le somme. E si vede anche in come è scritto questo romanzo. Questo romanzo è un po' come... Tutti avete presente quell'episodio di Alice nel Paese delle Meraviglie, in cui ad Alice viene consegnato un bambino che poi si trasforma in maiale. Questo romanzo è un po' al contrario. È un maiale che all'inizio grugnisce attraverso queste scene, il grande fratello, un po' questa gioventù sbandata, sboccata, volgare, con tanti soldi da eseguire e poco cervello. E poi alla fine invece è molto più umano, ed è umano in modo drammatico. E infatti anche a livello stilistico questo romanzo cambia molto e credo che ci dirà molto su quello che lui scriverà poi in seguito. E allora io vorrei partire da questo per chiedergli la ragione dietro a tutto questo, perché all'inizio di questo romanzo abbiamo ancora i grasselli dei romanzi precedenti, alla fine è uno scrittore direi molto, molto cambiato, e per esempio l'emergere di scritture che magari uno non immagina in questi di letture soprattutto che uno non immagina, perché c'è sempre Beretti Stonelli, ci sono gli scrittori giovani, questa scrittura aggressiva, però ci sono anche autori ben diversi. Per esempio, uno che viene citato puntualmente è Emanuel Swedenborg, che credo che sia uno scrittore poco noto e soprattutto che non ci si aspetta di trovare in un romanzo simile. Un mistico, un inventore, un teologo eretico, vissuto tra 6 e 700. Che cosa, come mai hai deciso di ibridare così la tua? Sì, allora, dunque, intanto è giustissimo quello che hai detto, che hai osservato all'inizio, ossia che il giudizio che prima magari nei romanzi precedenti era implicito, era fra le righe, erano romanzi forti, romanzi arrabbiati, romanzi pieni di scene di sesso, di violenza sia psicologica che fisica, e diciamo che ne emergeva un quadro sì critico, però non sfoderavo mai la spada, non dicevo mai veramente come la pensavo. In questo mi sono esposto un po' di più, e anche perché si è trattato poi di un processo di presa di coscienza graduale dei personaggi attraverso i quali io stesso poi sono arrivato ad espormi di più e quindi a pronunciarmi di più sul famigerato vuoto di valori, ad esempio i falsi miti che abbagliano i giovani di oggi, quindi il mondo dello spettacolo e tutto quello che ci sta intorno. Questo senz'altro. Dopo leggeremo magari qualche pezzo che chiarisce bene il mio modo di affrontare questi temi attraverso l'ottica dei personaggi. E dall'altra, riguardo sì, le letture che possono essere citazioni, che possono essere inconsuete, come quella di Swedenborg ad esempio, perché? Perché in questo romanzo ho dovuto affrontare anche una questione fondamentale che poi traeva origine dagli altri romanzi, ma che proseguiva in questo, la questione della dannazione. Questi personaggi hanno alle spalle una grande colpa, hanno commesso azioni terribili, un'azione in particolare terribile, la devono scontare. Allora, in qualche modo la dovevano scontare. Allora, come fare? Non so, mi sono posto questo problema, poi devo
dovevo capire, cioè, o affrontarla in modo banale, nel modo in cui l'avevano già affrontata tanti scrittori dal punto di vista esteriore, oppure andarci dentro e vedere veramente, dovendo parlare insomma di inferno e paradiso, dovendo parlare di al di là, dovendo parlare di maledizioni, dovendo parlare di dannazione, ho scelto di parlarne in un modo, se vogliamo, un po' azzardato, ma anche dal punto di vista esoterico, proprio esoterico cristiano. Ci ho messo dentro un prete esorcista e ho parlato effettivamente dell'aldilà e di cosa e di varie teorie che ci sono dentro e che ho tirato fuori da opinioni, interviste, letture tante come Swedenborg e altri su questi temi. Io trovo che, questa è la mia idea, che al di là della citazione puntuale di questo autore scandinavo, secondo me è molto swedenborgiano anche il modo di vedere queste azioni, nel senso che sì, c'è un pensiero cristiano di fondo, però c'è anche un'idea che ci sia una sorta di continuità spaziale, reale, tra il nostro mondo e quello che viene dopo, qualsiasi mondo ci sia dopo, cioè un inferno, un paradiso, degli inferni, dei paradisi, e che noi a ogni passo che compiamo facciamo delle scelte, e queste scelte ci condizionano e ci portano in una direzione. I personaggi di questo romanzo, anche dei romanzi precedenti, hanno fatto le loro scelte e che le hanno portate in determinate direzioni, e qua c'è veramente l'idea di essere trasportati dalla propria volontà, dalla propria esperienza, secondo me, in una direzione che poi diventa anche irrevocabile. Sono delle scelte da cui non si torna indietro. Correggimi se sbaglio. Proprio il male compiuto come autocondanna, come gabbia che i malvagi si costruiscono intorno a loro stessi e si imprigionano. C'è un contenuto effettivamente morale che emerge dentro da quest'orgia di sesso, di porcherie, di alcol, di droghe, di mondo dello spettacolo, di reality show, in questo mondo completamente sfasato, dei valori completamente sfasati, emerge una ricerca, perché c'è uno dei personaggi che avrà una crisi di coscienza abbastanza potente che lo costringe a rimettersi in discussione e quindi a interessarsi anche a queste cose. E poi insomma di una ricerca di un rimedio, una fuga da, insomma, in mezzo a tutto questo mondo così fatuo, così basato sull'immagine, tutte cose fine a se stesse. Questi ragazzi alla fine si rendono conto di aver bisogno di qualcosa a cui aggrapparsi, e questo qualcosa non può essere quello che non può appartenere, dicendola in modo un po' buddista, al mondo delle forme che sono transitorie, ma cercano veramente la realtà al di là. E quindi comunque stiamo esagerando, perché poi la parte così esoterica, così che parla della dannazione, è comunque limitata. In realtà questo romanzo... Quindi rassicuriamo quello che c'è sempre tanta violenza. Esatto. Possiamo essere. Quindi sì, c'è molto comunque... In realtà è strutturato, l'ho ideato come una specie di... Anche se concedetemi il paragone illustre, una specie di... le relazioni pericolose dei nostri tempi. Ho cercato di fare un'operazione di questo tipo, infatti ci ho messo molte corna, molte relazioni morbose che si lasciano, si prendono, si tradiscono, eccetera. Poi in più ci sono tante altre cose, poi c'è anche la componente pulp, perché a un certo punto ci sono anche delle scene proprio alla Tarantino, verso la fine, in certi momenti, così c'è molta satira e critica sociale, perché comunque... mettendo a nudo questo mondo dello spettacolo, anche attraverso una serie di esperienze che poi ho fatto, mi sono reso conto che comunque si tratta, anche perché forse ci sono passato, mi sono reso conto che in effetti si tratta di un mondo che ti lascia un vuoto incredibile e che ti crea molti scompensi in realtà quando ci sei dentro, e perché proprio a causa del fatto che non si impara veramente a fare niente, non si acquisisce nessuna vera tecnica, infatti
il rispetto mio va molto di più a chi acquisisce una tecnica, chi impara a fare un mestiere, chi acquisisce dei contenuti, insomma, invece in quel modo lì molto spesso i ragazzi e le ragazze attirati dal miraggio del successo facile, del successo veloce, si gettano a profitto in questo mondo, tra l'altro sottostando ai compromessi più biechi in modo assolutamente incosciente, senza sapere a quali poi i rischi a livello mentale, a livello di vita poi si corrono. Infatti, posso fare una domanda? Tanto chiedo se posso andarci nel tubo, così, visto che ho un rapporto con papà. Siccome la formazione dell'ambiente nel quale ognuno di noi è cresciuto, vissuto, non solo la famiglia, ma la città, indubbiamente ha una influenza sulla nostra crescita, sulla nostra cultura, sulla nostra esperienza, ecco, e siccome nell'ultimo libro, che a un certo punto, appunto, dicevi, ha fatto un'introspezione, il personaggio, sì, non ho letto il libro onestamente, ma da quello che ho sentito c'è un'introspezione, c'è un'analisi interiore, c'è un tirare un po' le somme di quella che è stata un'esperienza di vita. Ecco, fino a che punto Roma, la città di Roma, visto che recentemente abiti a Roma, può aver influito nella tua formazione, nella tua esperienza di vita, in riguardo proprio a questo libro, che è diverso dagli altri? Beh, dunque, le dinamiche che io descrivo sono dinamiche comunque italiane o occidentali in genere, perché comunque ci sono questi ragazzi qui in Italia come in Inghilterra, come ovunque, se non altro in tutto l'Occidente, ma comunque sono abbastanza generali. Per quanto riguarda questo libro, nello specifico l'ho ambientato, a differenza degli altri, dei primi due di questa trilogia, che erano L'ultimo Cuba Libre e All'inferno ci vado in Porsche, che erano ambientati in Emilia e a Milano specialmente, e a Cortina, per le vacanze invernali, così. Questi li ho ambientati a Portofino e a Forte dei Marmi, per una parte, quindi il jet set, il gossip, questo mondo qui degli yacht, eccetera, e a Roma, quindi il cinema e quel mondo lì. L'ho fatto sì in parte perché comunque ho imparato a conoscere bene Roma, quindi è venuto quasi naturale. L'altra zona la conoscevo anche, quindi è stata... Però insomma, alla fine per quanto riguarda il... Sì, mi è servito molto, ma penso che sia poi sì, abbastanza naturale per uno scrittore ambientare poi le sue cose nei posti a seconda di dove vive. Il nuovo, ad esempio, quello che uscirà poi l'anno prossimo, che sto finendo adesso, parla molto di viaggi, di altri posti, all'estero specialmente, oltre che dell'Emilia e di Roma. Però forse una cosa che secondo lui non ha detto perché non vuole dire, forse la rivelo io, è che Roma secondo me gli è servita molto per vedere la realtà, nel senso che vedere dall'esterno è un conto, Roma è forse l'unica città in Italia che ti consente di girare e vedere da dietro, insomma vedere dietro le quinte, e secondo me questo è una cosa che si nota molto in quest'ultimo romanzo, sì. Nel senso che credo che tu abbia conosciuto molte persone, molti ambienti, dello spettacolo, televisione, moda, cinema, eccetera, e quindi forse magari tu non vuoi dirlo per non esporti troppo, però vederli realmente, cioè senza il trucco e senza il filtro della telecamera, vedere come si comportano nella realtà, forse è una buona anche medicina per la fascinazione che si ha nei confronti di questi ambienti. Sì, esatto, credo. Sì, questo è verissimo, ti disillude molto, tant'è vero che ti accorgi che ragazzi è veramente qualcosa di inquietante, tanto è vuoto, tanto è, vedi queste ragazze, ma poi adesso ultimamente anche molto ragazze che bellissimi dal di fuori, perfetti dei big jeans, tutto quanto, però poi in realtà sperduti, impauriti e assolutamente insicuri, perché la sicurezza oggigiorno te la dà il saper veramente fare qualcosa. Quindi si ritorna in un certo senso a valutare quelli che sono la formazione familiare, quello che è un ambiente che
così può essere chiamato di provincia come Reggio e dintorni, che ha il fascino casomai di Roma, di Milano, di New York, sì, delle sì. grandi città, alla fine poi tutto sommato se andiamo a stringere davvero il succo della parte buona la troviamo qui più che da altre parti. Cioè il valore vero, ecco, che si riscopre, diciamo, o si tenta di riscoprire, perché poi questi finiscono male molto, molto spesso prima di scoprirlo. Però sì, c'è un po' questo desiderio di riscoperta, senz'altro. Ma ti dico, comunque bisogna stare attenti, perché anche in provincia c'è chi fa di tutto per somigliare e per imitare più o meno goffamente questi stereotipi squallidi, e quindi è uguale se non peggio. Bisogna un po' stare attenti. Diciamo che è sì, chiaramente la provincia sana, allora ben venga, è già giusta, va bene. La provincia malata che vuole, che ho descritto tra l'altro nei primi romanzi, quella che vuole imitare i film, zoppicando, e questi stereotipi di cui parlavo prima, allora quella chiaramente è malata, uguale se non peggio dell'altra. A tal proposito, io ti chiederei una cosa: tu, facendoti non portavoce, perché ovviamente narri solamente le cose, non sei un portavoce di quello che poi c'è effettivamente dentro i tuoi romanzi, non hai paura che i ragazzi che lo vanno a leggere, perché comunque il target è quello di un'età abbastanza giovane, proprio rifacendomi all'esempio della provincia, di quelli che vanno a guardare, a voler imitare, non hai paura di voler risultare come un portavoce o comunque di narrare di alcune cose che poi possono influenzare in maniera negativa i ragazzi che leggono i tuoi romanzi? Sì, senz'altro il pericolo c'è, chiaramente. L'intento è chiaramente stimolare magari una presa di coscienza, quindi quello è la speranza. Poi chiaramente quando fai operazione come i primi, insomma, ero stato tacciato, no? Di essere un po' uno scrittore diseducativo da alcuni, specialmente per i primi due libri, che nonostante siano una fotografia un po' inquietante di questo mondo, di queste generazioni, comunque erano scritti in una maniera talmente asciutta, talmente secca, talmente pulita e priva di giudizio da parte mia, che potevano essere anche scambiati quasi per un, ma non dico un'esaltazione, perché no, perché sono un po' più intelligenti, li scambiamo per un'esaltazione, dato che comunque finivano in un certo modo, i protagonisti subivano certe tristi vicende, però insomma potevano essere quantomeno un po' equivoci. Tant'è che appunto hai un editore serio, molto serio, no? Quindi che cosa l'ha mosso a fare un volume di questo tipo, che è chiaramente di rottura con quello che ha sempre pubblicato Murcia, anche molto educativo e spesso edulcorato? Questa è una domanda forte, perché è la prima volta che con l'ANSA, che era appena uscito l'ultimo Cuba Libre, che era il primo, che era veramente il peggio che potevo scrivere lì, ce l'ho scritto. E una giornalista dell'ANSA ha detto, con l'editore, ha detto: ma cosa avete pubblicato? Perché era una cosa che li ha lasciati tutti. Murcia, abbastanza politica, l'incorrect, insomma, un pochino. E aveva lasciato un po' tutti, ma si voleva probabilmente gettare in un nuovo mercato, questo è sicuro. Quindi, e poi pian piano io ho fatto comunque un mio percorso attraverso questi libri e sono un po' cambiato, come dicevano prima. Infatti forse anche il gruppo di persone che lavorano con Murcia è rimasto un po' stupito. Quando hanno pubblicato l'ultimo Cuba Libre è venuta l'addetto stampa di Murcia, Raffaella, che subito, un po' che parlavamo, mi ha preso in disparte e mi ha detto: ma tu lo conosci bene? Ho detto: certo. Dice: ma qual è quello vero? Perché se uno legge il libro si immagina magari un pazzo alcolizzato, circondato da donne poco vestite, con una macchina sportiva, invece mi sono trovato davanti un bravo ragazzo serio, educato, che apre la portiera quando scendo dalla macchina, pieno di buoni propositi. Ho detto: no, quello vero è il secondo, il primo è lo scrittore, poi la persona vera è l'altra. Diciamo che forse qua stiamo cercando finalmente di far confluire le due figure, esatto, lo scrittore e la persona, finalmente, nel senso che poi i romanzi
vanno bene perché sono intrattenimento, sono scrittura, sono anche elaborazione, sperimentazione. Poi però arriva anche il momento in cui forse bisogna sacrificare di più alla scrittura e cercare di buttarsi con tutti i rischi di mettersi in ballo anima e corpo. Esatto, sì, assolutamente, è un movimento che inizia. E quindi la domanda che vorrei farti dopo è, e dopo cosa possiamo aspettarci? E dopo ci sarà adesso questo di cui accennavo prima, è un romanzo che parla, è una specie di The Beach, il film con DiCaprio, un po' strano, con alcune cose che mi sono successe nella mia vita, che parla un po' della mia vita, è una specie di continuazione più serio di Fanculo Amore, dove, che è il romanzo più autobiografico che ho scritto fino ad ora, dove parlo un po' della mia vita, però lì mi concentravo di più sul sentimento e sull'amore, l'amore irrequieto più che altro. Stavolta mi concentro su un'altra serie di argomenti di cui poi non anticipiamo troppo. Ma io approfitto, perché da un libro così che leggeremo poi, siccome abbiamo fatto io e Isabella il percorso contrario, io vengo dalla movida milanese, corona tra i piedi ogni momento le gemelline, quelle che le cugine della Poggi ammazzata, di Adasco, eccetera. E qui non abbiamo ancora capito se a Novellara, dove stavo da 2 anni, vige la stessa aria nascosta o no. Non è questa la risposta che ti chiediamo, ma è già una buona idea che tu, reggiano quindi del luogo, sei andato e fatto il percorso diverso, sei andato a Roma, Milano, e temiamo, oppure no, in fondo sei un po' un anticorpo, cioè da qui sei andato là e hai potuto guardare una realtà che se scrivi, come ce l'hai detto, non hai assorbito, anzi rifiutato. Aspettavamo dopo Moccia, capito, qualcosa di nuovo, perché adesso i ragazzi che dovrebbero leggere questo più o meno hanno, sono dei Moccia cresciuti. Questo, qua i protagonisti hanno 30 anni, si parla dei trentenni di anni, oggi, sì. Quelli dei libri precedenti andavano dai 20 in su, insomma, comunque. Sì. Sì, io ho avuto, io lettore sono di, cioè, si partono dai 16 anni che possono avere, però neanche tanti, direi più dai 18 in su, insomma, perché anche perché sono piuttosto crudi, piuttosto forti, quindi in genere sì, sono dei, sì, Moccia è magari un po' più giù come età. Sì, ma anche come testa. Però la domanda è questa qua. Allora, è arrivata la città. È arrivata la città a Novellara o è Novellara che sta andando in città? Qui io mi riferisco solo ai negozi di Benetton che ci sono qui, e se avessimo la stessa proporzione a Milano ne avremmo 600, no? Ne abbiamo 20, ne avevamo 20, no? Ma anche proprio il modo di essere, cioè i tacchi del 12 per andare al Conad a fare la spesa e certi atteggiamenti un po' smart, e qui dietro c'è un negozio con dei sandali a 280 euro che sono d'accordo su questo, e infatti tu, diciamo, praticamente tutti i miei libri si ripropongono di far ragionare la gente su cose come queste, anche tra le altre cose, perché comunque ovviamente l'insensatezza di questo mondo, di questo materialismo esagerato, di questo voler fare la vita a tutti i costi. Io non sono Novellara, comunque Reggio credo che sia una delle città con le concentrazioni di SUV e di vestiti costosi più alte al mondo, quindi credo che Novellara sia abbastanza vicina a Reggio da avere questo. Forse diciamo che c'è una specie di quello che si diceva il wannabe negli anni 80, cioè voler assomigliare, tutti i ragazzi volevano essere come una donna, ognuno la faceva insomma adattando un pochino alle circostanze, nel senso che non tutte avevano la personalità. Forse anche quello è un po' Reggio, un wannabe New York. E che siamo la città di Maruzzi, questo dà qualche dubbio. Siamo una città ricca e diciamo la ricchezza materiale può portare ricchezza spirituale, può portare cose scintillanti. Esatto.
autoveloci, è un'opportunità, la ricchezza, dipende da come. Posso chiederti una cosa? Sì. Tu hai detto che sei maturato, no? Anche come sia tu che anche come scrittore, diciamo. E lo si vede nel corso di questi libri. Mi ricordo che nei primi libri che ho la foto, appunto, che tu facevi il tour nelle discoteche proprio per avvicinare questo nuovo modo, anche da un certo punto di vista assolutamente giusto, perché piuttosto che andare in libreria andavi nelle discoteche. Per vendere e per avvicinare. Per vendere e anche per avvicinare. Adesso tu sei cresciuto, adesso vai ancora nelle discoteche a fare queste serate. Mi sono e ti stai, perché vedo anche dagli inviti che arrivano che sei spesso invece in libreria, aperitivi. Quale sarà il prossimo passo? E sempre questo libro, sempre questo libro che fai il prossimo. E poi volevo chiederti, non dando il titolo, ma un'anticipazione sul prossimo libro, perché sono stati tutti titoli molto forti sempre. Vivere da morire, All'inferno ci vado in Porsche, Fanculo amore. Continuare con questi titoli molto forti oppure anche lì? Ci sarà un titolo molto forte, però meno provocatorio, sempre abbastanza lapidario, cioè, però meno provocatorio per questo. E si tratterà di un romanzo un po' rock, però un certo anche molto... non vorrei usare parole sbagliate, forse magari la uso io. Dopo tanti romanzi di deformazione, un romanzo veramente di formazione, è un romanzo di evoluzione, dopo personaggi che partivano, diciamo, da situazioni standard per autodistruggersi, adesso finalmente un personaggio che si costruisce. Esatto. Il prossimo parla di me, andando veramente in fondo a tutto ciò che io credo e partendo dallo spunto di cose un po' strane veramente che mi sono accadute quando avevo 20 anni, c'è una parte che insieme a, parallelamente a viaggi, a questa sorta di The Beach, appunto, un giovane Holden alla ricerca di se stesso, ci sono vari spunti esoterici, diciamo, un po' strani. Comunque, riguardo alle discoteche, mi sono stufato. Dopo 4 anni che ho fatto un sacco di discoteche in giro per l'Italia, così sono veramente non ne ho fin qua e ho deciso di smettere perché cerco di farne meno se non di smettere. Le librerie le faccio volentieri perché si parla di più, c'è più dialogo così ed è più interessante, credo. E per le previsioni, prima ho detto scherzando in chiesa, non lo so, no, penso che mi limiterò alle librerie. Beh, mi fa molto piacere perché con tuo papà, che abbiamo un rapporto professionale da oltre 20 anni, lui mi ha detto no, i libri di mio figlio per te non vanno bene, spero che il prossimo mi dia permesso di leggere. Il prossimo andrà bene. Per concludere... In quest'ottica, no, che sono positivi e importanti, cioè qui tutta la provincia italiana ha cominciato dal meridione a fare un domino, proprio cadevano un po' alla volta tutte le teste, tutte le buone intenzioni. Guido non vorrà capire dove siamo, sei qui, come qua. E con una maggior ragione, una riflessione che altrimenti io andrei indietrissimo nella storia e dico qua c'è Rimbaud, c'è il poeta maledetto, c'è Miller, no? È facile fare un raffronto su chi era il dannato prima, però potrei anche dire amato perché è unico e odiato perché è diverso. Dove andremo per stimolare come curiosità del grazie. Insomma, per concludere volevo anche che può chiusare l'osservazione di prima sulle sociologiche di prima sulle discoteche, sulla generazione di oggi. Volevo leggere un piccolo pezzo in cui Claudio, che è questo ragazzo che ho curato parecchio nel corso dei romanzi, che forse è quello che ha più un'autoanalisi, quindi uno sviluppo interiore, arriva veramente al punto che non ne può più e dice veramente cosa ne pensa di quel mondo. Diciamo, qui si trova alla capannina di Forte dei Barmi, potrebbe essere qualunque locale, insomma, è stato lì perché in quel momento sono andati a una festa alla capannina e quindi allora
è Claudio che parla. Il guaio è che i locali notturni non sono più luoghi di socializzazione, ma vetrine, luoghi in cui far mostra di sé. Le compagnie sono circoli chiusi, i milanesi stanno con i milanesi, i bolognesi con i bolognesi, i romani con i romani. Attaccare bottone con una ragazza sconosciuta è l'equivalente di un suicidio sociale. La gente è completamente bloccata, prigioniera dei propri schemi sociali, castrata dalla paura di esporsi e di venire etichettata, trincerata dietro le proprie insicurezze e i propri complessi. Questi ambienti, dove un tempo si praticava la trasgressione, sono diventati noiosi ricettacoli di ottusità borghese. Luoghi in cui si pratica il culto dell'immagine fine a se stessa, dominati da una mentalità povera, da tristi logiche provinciali. Ma quale promiscuità? Quale sesso sfrenato? Qui le ragazze se la tirano talmente tanto che non accade mai niente di peccaminoso. È una noia. Nessuno ha il coraggio di infrangere gli schemi sociali e i pochi che osano farlo sono famosi o sono dei fuori classe. Altrimenti, come accade nella maggior parte dei casi, sono ubriachi e si fanno compatire. Questa è anche la ragione principale del diffondersi a macchia d'olio dei social network come Facebook, dove possiamo incontrare persone senza esporci fisicamente. Infatti, lo schermo del computer è una barriera, un riparo dietro al quale finalmente possiamo lasciarci andare ed essere noi stessi. Si tratta di una forma di comunicazione protetta, più rassicurante di quella vis-à-vis, ed è per questo che è prediletta dalle nuove generazioni. La verità è che nei locali notturni la gente ci viene solo per farsi vedere. Proprio per questo, nei weekend, tutti tirano fuori tutto quello che possiedono. Tutto quello che possono far vedere, lo fanno vedere. Se un uomo ha un'auto di lusso, state pur certi che viene con quella e la parcheggia davanti all'entrata, anche in divieto di sosta, pur di far sapere alla gente che è sua. Se una donna ha una pelliccia, la indossa. E se ne ha due di pellicce, potete giurarci che le indossa tutte e due, una sopra l'altra, pur di far vedere che le possiede. È finita l'epoca dei signori. Auto da sogno, orologi di marca, vestiti griffati, titoli nobiliari, tutto fa brodo nel calderone dell'immagine, tutto è status symbol. Non solo gli accessori, ma persino le persone diventano status symbol. Fidanzate modelle usa e getta, puttane d'alto bordo noleggiate tre alla volta, divi e divetti dello spettacolo con cui pavoneggiarsi e, soprattutto, con cui farsi fotografare dai paparazzi di turno, per avere una prova tangibile di averli frequentati. La discoteca fa il resto, un ambiente a sé, con i suoi riti e le sue regole. Se non lo sapete, dicono leggi particolari nel mondo della notte. Il tavolo, tanto per cominciare, senza non sei nessuno. Il tavolo è il palcoscenico e di conseguenza è fondamentale. Solo gli sfigati stanno in pista a fare i ganci. Il rito della bottiglia di shampoo, altrettanto importante. La corsia preferenziale all'ingresso, guai a fare la fila. E via così. Anche stasera io e Tony ci muoviamo fra gente che abbiamo già visto mille volte a Cortina d'Ampezzo e a Portofino. Le solite strette di mano, i soliti sorrisi di circostanza, le solite chiacchiere inconsistenti. Anche stasera devo essere allegro di compagnia, devo fare colpo sulle ragazze e rendermi simpatico agli uomini. Che fatica far vita sociale. Poi abbiamo letto quello con meno parlate perché ci sono un po' diversi di questi tipi, ma veramente molto più, che picchio molto più forte. Questo va, è quello un po' più presentabile. E questo spiega perché io vado in giro con lui. Sfoggiare la dicotomia. Sono io che vado in giro con lui perché nobilita le mie porcherie, perché lui è un bravissimo, oltre che essere un relatore simpatico, è anche un assistente ricercatore della normale di Pisa. Andrea però mi citava 10 righe quando era piccolo che sono che uccidono noi vecchietti, sì, quella che facciamo vedere prima, ma perché siamo, se vuoi leggere all'apparenza di quel pagina 132, oltre che a leggere sono 10 righe, di capire perché le hai infilate. Sì, questo qua, certo. Questa è una parte, che è una specie di motto di ribellione di sempre Claudio, che a un certo punto, nauseato, disgustato dall'eccesso di moralismo che sente in televisione,
in seguito a incidenti tragici come una ragazza che muore al rave perché ha mischiato, così si sfoga e dice quello che pensa riguardo a... Magari sì, se la leggiamo si capisce. Allora, questa va a parlare praticamente... Parla di questa, lui ha appena visto questa, sulla televisione questa ragazza, un servizio su questa ragazza che è morta per omicidiale cocktail di ecstasy e alcol, e allora e a un certo punto dice: al termine del servizio viene intervistato un attempato sociologo che pontifica a proposito del vuoto di valori della nostra generazione. Il sociologo cita altre morti stupide e insensate, quella di una giovane promessa dello sci stroncata da una pasticca di ecstasy tagliata male, quella di un 19enne in un rave a Milano. Sulla morte della 16enne al rave di Venezia dicono la loro anche uno psicologo e un politico. Io sbuffo e cambio canale. Di queste morti parlano sempre tutti, tutti tranne i ragazzi. E sapete perché non parlano? Perché sanno che nessuno ha davvero voglia di ascoltarli. Perché la nostra è una generazione che non disturba il conducente, che non ha rivendicazioni, non va in piazza, non urla, non fa politica né a destra né a sinistra. È una generazione che ha chiuso tutti i canali di comunicazione con gli adulti. Una generazione che ha deciso di essere invisibile, si fa notare solo quando muore. Solo quando c'è il morto qualcuno si accorge che ci sono i giovani e allora si scatenano i soloni. C'è il vuoto di valori, urlano. Sbagliato. I valori ci sono e come? È un valore essere strafigo, è un valore essere il migliore. È un valore l'aggressività, la competizione, il denaro, il successo, il pensare a se stessi. Persino essere furbi è un valore. E chi ha costruito i valori di questa società? Certo, non la ragazza morta al rave e i suoi coetanei, sono stati i vecchi, gli stessi che poi frignano sul vuoto di valori. Sono i vecchi che hanno imposto le catene, hanno costruito con i fatti e le parole una società impostata sui valori del successo e del consumo, e poi si scandalizzano se i giovani muoiono per quei valori. Vecchi e ipocriti, se non lo fossero dovrebbero ammettere che tutti i morti sotto i 30 anni per alcol, droga e disperazione dovrebbero essere celebrati e non commiserati. Infatti sono caduti per testimoniare i valori della società dei loro vecchi. Sono morti perché vogliono essere strafighi, vogliono essere all'altezza, come previsto dalla società. Perché diciamo, l'Italia non è un paese per giovani. Non c'è spazio per la fragilità dei ragazzi, per la loro energia, per i loro desideri, per la loro fatica di vivere, per le loro idee. I giovani sono ospiti mal tollerati in una società che continuamente celebra la memoria ma ignora il futuro. Celebriamo il 18, il 45, il 68, il 77, l'Unità d'Italia e la fine della Prima Repubblica. E avanti con gli anniversari e con la memoria di chi ha lottato per la rivoluzione, di destra e di sinistra. Questo è un paese di vecchi rivoluzionari piegati dal benessere, che vivono con la testa rivolta all'indietro e non si accorgono che salvano il passato ma fottono il futuro. Quelli che hanno fatto il mitico 68, a destra e a sinistra, oggi hanno 60 anni, eppure ci stanno ancora ammorbando con i loro racconti di gioventù. Quando la smetteranno di sfogliare i ricordi e alzeranno la testa per guardare i giovani? Quando si faranno da parte per lasciare spazio ai giovani? Quando si faranno da parte per lasciare spazio ai giovani? E non mi si dica che spetta ai giovani lottare per prendersi lo spazio, non mi si dica che, così come hanno fatto i ragazzi del 68, anche quelli di oggi dovrebbero farsi largo gomitate. Nel caso non ve ne foste accorti, cari vecchietti, sappiate che i ragazzi della generazione invisibile stanno già resistendo e lottando in un modo che voi non potete capire. Si sono chiusi nel loro mondo, si aggrappano al loro gruppo di coetanei, si aiutano l'un l'altro. Hanno inventato una lingua che i vecchi non possono capire. Hanno piccole comunità solidali, hanno la loro musica, la loro letteratura, la loro arte. Certo, hanno anche la loro disperazione, le loro insicurezze, le loro paure, i loro errori. Sono confusi e disperati, ma ci sono e resistono come possono. Tutti i giorni ci piovono addosso notizie di giovani che si consumano nelle notti in discoteca, stravolti dall'alcol e dalle pasticche, di corse folli sulle strade nei weekend e di drammatici incidenti. E tutto quello che quei sapientoni sono capaci di fare è ciarlare sul vuoto di valori di questa generazione. Inutile dire che non serve. Le dinamiche che spingono noi giovani verso gli eccessi sono molto diverse da quelle che negli anni 60 e 70 inducevano i nostri genitori a trasgredire fumando gli spinelli. In una società come la nostra, dove i ragazzi faticano a metabolizzare le sconfitte, dove per dirla con lo slang se non sei figo non ti fila nessuno, i giovani subiscono pressioni fortissime, hanno paura di non essere all'altezza. E in un mondo dai tempi televisivi,
dove ci hanno insegnato che è possibile ottenere tutto e subito, non c'è da meravigliarsi che molti di loro cerchino la scorciatoia. Ed ecco che l'ecstasy diventa un modo per socializzare e rilassarsi. La cocaina aiuta a prendere la vita di petto. L'alcol diventa un espediente per trovare il coraggio di abbordare le ragazze. Il Viagra un modo per sopperire alle insicurezze sessuali e all'ansia da prestazione, perché il doping è diventato necessario a tutti i livelli. Un applauso, però mi fa venire una domanda a questo punto. E siccome io non sono in generazione del 68, no, chiaramente non si fa di tutta l'erba a fare. No, a parte quello, però no, no, accetto assolutamente in maniera positiva quello che scrivi. Per cui ti chiedo. Come secondo te deve essere affrontato il modo dei più giovani? Io ho due figli di 20 anni, per cui la cosa mi interessa anche da un certo punto di vista, ma come me e tanti altri. Come vedi tu da questa esperienza, da questi rapporti, un modo positivo di rapporto con in effetti il modo dei giovani, che credo faccia una fatica bestiale, condivido anche nel lavoro, anche nella società, perché adesso qui spostare qualcuno dalla seggiola diventa un problema davvero. Io credo non improntarli alla competitività, cosa che è molto invece accentuata oggi. Cercare di fare in modo che trovino un equilibrio, evitare ogni tipo di fanatismo, che sia religioso, politico, di ogni tipo, ogni estremismo, sono infastidito in modo equivalente da ogni tipo di estremismo, anche politico, da una parte o dall'altra, anche religioso. Trovo che sì, la verità alla fine sta nel mezzo, quindi, e soprattutto sì, diminuire la competitività. Okay. Alleggerire l'acceleratore. Chi va piano va sano e va lontano. Esatto. Però effettivamente non è semplice, diciamo, anche sopravvivere in un mondo che va al massimo, se tu se impodassi che tu vada lontano, la paura di tutti forse è se non accelero abbastanza, quindi ci vorrebbe una rallentare generale, e forse è quello che magari a volte spinge anche dei genitori a forzare un pochino il passo ai figli. È chiaro che è sempre difficile, però forse alla fine magari loro fanno fin di bene, senz'altro, però comunque il problema è che sì. Io però credo che anche, diciamo, quello che forse tu vuoi dire è che almeno io vedo la tua esperienza è che uno può, è come l'intergerbite sceglierisco e puro di Orazio, cioè se uno ha una base sana può passare anche attraverso i luoghi più orrendi e uscirne fondamentalmente sano. Secondo me questo almeno è quello che è successo a lui. Cioè, se il materiale di partenza è stato fornito, è vero, sì, questo assolutamente. Cioè, se ci sono alla base dei valori, puoi passare attraverso. La rivalutazione di quello che sono i valori della famiglia e quello che uno può aver ricevuto, l'impostazione base. L'impostazione non è che uno deve strafare, è semplicemente che non combini dei guai, fondamentalmente, che ne abbiamo conosciuti tanti, anche di amici che abbiamo in comune, che veramente hanno ricevuto magari un'educazione un po' equilibrata e poi questo squilibrio si è accentuato via più e ha portato un po' a finire male, o finire con delle problematiche, insomma. Direi che abbiamo già tras mega sfumato. Grazie a tutti. Ringraziamo noi molto e molto affettuosamente. Sì.
sì, Però mi sembra che la passione sia rimasta. Ah sì. Grazie della sua buonasera. Buonasera. Ciao, sì, ragazzi, a voi, certo. E poi ci aggiungo che vi faccio vedere cosa combiniamo qui dentro. Ok, allora, ciao, buonasera. Non mi mano per non farci questo. Devi stare attento, perché se tu trombi giovedì quando i bambini sono dalla nonna, è già chiuso. Forza, trombano 20 strombi comuni, no? Andrea, ma vedi a che ora mi... Va bene, mi sono solo... tu hai un problema se veniamo verso... Io non ho mai problemi. Perché se me parlo dopo l'impegno alle 4, alle 16. Sì. 25? Sì, non lo so. Al pomeriggio, però non mi ricordo a che ora. Noi non è comune a portare il giornale. È dopo, alla sera c'è la presentazione del libro di Pietro Mariani Cerati, ecco, alle 18.30. Quindi se non è un problema, alle 15.30 per voi è presto. Guarda, se è un problema, noi lo superiamo. Alle 16, perché io mi adeguo alle vostre esigenze, ci mancherebbe altro, siamo dei giorni, non c'è, abbiamo un interloco, abbiamo un viso. Io non cerco di mettere in ufficio, dimmici dove. Magari vi vengo a prendere, ecco, così mi accompagno. Comunque, a Monte Paschi di Siena. Ex da Bamba, non c'è l'enoteca. Ah, sì, esatto. Su guarda dove, poi ci sono tre armi, la luce la renda la prendiamo perché c'è una ragazza che serve, sì, c'è ancora, perché mi dava una marellina, una famiglia di Milano. Portate quell'inserto del Corriere della Sera per far vedere a Paolo, che era molto bello secondo me. Quello dove c'era la storia d'arte. Mi stavo dimenticando la telecamera. Sì, esatto. Era la cosa degli